Buonasera amici, mettetevi tutti comodi, titolo del video, il trucco c'è ma non si vede, e questo video durerà sicuramente una ventina, forse anche un 30 minuti, forse, dove vi farò riflettere un po' su un paio di aspetti che voglio condividere con voi. Allora, il trucco c'è ma non si vede. Ora, io vi voglio far riflettere. Ammettiamo che non stiamo parlando né della Serie A di nessuna cosa, stiamo parlando così, in generico, in generale. Ammettiamo che voi foste in un campionato del Senegal, e voi foste la squadra più forte e vorreste comunque assicurarvi che voi, nonostante siate la più forte, vorreste vincere sicuro. Cosa vi tocca fare? Vi tocca manipolare l'arbitro. Però in che modo lo fate se voi siete già i più forti? Cioè, lo fate nel momento del bisogno. Quindi quando una partita, perché già partite favoriti voi, quando le cose si mettono già bene, non hai bisogno dell'arbitro, quindi non ruberai quella partita. Tu lo userai nel momento del bisogno, quindi quando avrai bisogno ci sarà l'arbitro che prontamente ti verrà in soccorso. E per non far capire tutto ciò, perché poi dopo un po' la gente, diciamo, si dirà: ma guarda, questo ogni volta quando gli vanno male gli vanno a sfavore. Cosa farà questa società se è intelligente? Perché uno per rubare devi essere intelligente a rubare, no? Quando tu la partita, quella che già comunque tu vinceresti, cosa fai? Gli fai mettere appositamente anche lì dentro un errore a sfavore. È ovvio, ragazzi, se io mettiamo di 4 partite, 3 li sto per vincere 3-0 e mi arriva un torto che fa sì che l'avversaria ne beneficia e magari fa il 3-1, io però in quella partita dove magari dovevo pareggiare, io grazie all'arbitro riesco a vincere. Ma in conclusione, su queste 4 partite cosa è successo? Una volta mi siete andati a favore e ben 3 volte a sfavore. Quindi questo andare, queste statistiche poi, perché lo Juventino non è esperta di portare queste statistiche strane, con questo ti vuole dimostrare, non sto parlando di quest'anno, in generale la Juventus, ti vuole dimostrare: guarda, io favori arbitrali non ne ho, anzi mi vanno pure contro gli arbitri. Invece no. Perché tu quelle 3 partite le avresti vinto comunque. Tu hai danneggiato seriamente e hai tratto profitto nella partita che dovevi pareggiare. Quindi, nonostante tu hai un favore e 3 contro, tu hai comunque rubato 2 punti. Questa è la filosofia di chi ruba. Purtroppo, nel calcio di per sé ci sono gli errori, quindi è difficile dimostrare ciò. Ed è come, vi faccio un esempio un po' sulla vita, faccio un esempio, io abito ad Amburgo, c'è San Paoli, Kids, la zona, lì vedi tu tanti, ma non è per essere razzista, perché sono veramente gente di colore, li vedi messi lì come dei pali e tutti quanti sappiamo cosa hanno nelle loro tasche, perché cosa sono lì, per spacciare della droga. Però che fa il poliziotto? Ci passa, non avendo le prove, perché come funziona, giustamente anche purtroppo bisogna dirlo, come funziona il sistema per condannare una persona? Tu mi devi portare prima delle prove, ok? Quindi per questa gente di colore che fa questa cosa qua, tu prima devi portare le prove, nonostante tu già lo sai che lui sta lì come un palo perché spaccia della droga, ok? Ora
finché ancora su questo, sulla vita, tu le prove, se ti ci metti, li ritroverai. Nel calcio invece, ragazzi, è difficile trovare delle prove. Nonostante noi tutti quanti sappiamo che la Juve nel campionato italiano ha rubato e come, lo juventino è facile che si difende da ciò, perché non lo puoi trovare le prove. Ah, perché fanno il sistema come vi ho spiegato, che sono scemi. Io rubo quando poi la partita mi va bene, mi faccio fare le cose pure contro, così poi ti dico: guarda, hai visto? Ho avuto pure sfavori, però io ho rubato quando avevo bisogno, quando non ce la facevo. E questo lo juventino facilmente lo smentisce. Poi inoltre viene che nel calcio, ammettiamo, ora siamo entrati nell'ottica dei ladri, ammettiamo che il calcio sarebbe pulito, non ci fossero delle ladrate. Parlo di ladrate sistematicamente, perché nell'esempio che io vi ho fatto come sistematicamente si organizza una ladrata. Ammettiamo che non ci fossero queste cose organizzate, ci sarebbero comunque dei favori arbitrali in buona fede, perché il calcio è normale che l'arbitro può fare degli errori anche senza che tu rubi. Però io e tutti quanti noi ci chiediamo: perché per la Juve succede sempre nei momenti particolari dove non funziona? Lì tu già vedi che è una cosa sistematica, però purtroppo non hai le prove, come nel fatto della gente di colori che stanno messi lì come dei pali, non hai le prove, e lo Juventino dice: portami la prova, anzi, e poi ti porta pure delle statistiche, ti dice: guarda, io ho avuto più... Queste statistiche non mi interessano, ci puoi pulire il culo. Adesso, ora, ultimamente, avete visto il video dello pseudo esperta, ora? Filo juventino, nettamente. Io già l'ho capito che lui avrà puntato tantissimi soldi sulla Juve quest'anno, perché da mezz'anno che va contro il Napoli sistematicamente, gli dice che stanno facendo una stagione fallimentare mentre non lo è, e gli dice che sono dei piagnoloni, che... E ora ha portato pure una nuova statistica, gli errori arbitrali, diciamo i punti a favore. A parte che, come ho detto, non dice nulla. Se io ho avuto 7 cose a favore e 4 a sfavore, dipende però in quale situazione. Se io già sto per perdere 3-0 e mi arriva una cosa a favore, non ho rubato nulla, perché alla fine mi ho portato 0 punti a casa. Però se in quelle 4 a sfavore, io con quei 4 ho perso una partita, diciamo vincevo e poi alla fine ho pareggiato, quei 4 errori, 4 per 2, mi hanno tolto via 8 punti. Capite come costruiscono tanti juventini la loro logica? Io ho avuto anche in passato discussione con dei amici juventini: ma tu dici che Calciopoli sia stato, come mai però esempio il Milan ha avuto più rigori? Ti portavano la classifica dei rigori a favore e contro. Come vi ho già detto, mettiamo che nessuna ruba, statisticamente è normale che ci sarà sempre una che avrà più rigori e una che ne avrà meno, per il gioco, perché ha tantissimi fattori. Come gioca quella squadra, magari crea più occasioni che inevitabilmente ti porteranno magari più rigori. Come si comporta l'avversario, ti stenderà in aria oppure ti farà lasciare, ti farà tirare. Cioè, ci sono dei tantissimi fattori, quindi questo può, diciamo, non dimostra nulla queste statistiche che voi portate, non dimostrano assolutamente nulla. Ora, giustamente voi direte: le tue teorie non dimostrano pure nulla. Purtroppo le prove non ci sono concrete, perché non ci stanno, però vediamo che stranamente capitano sempre nei momenti dove ha bisogno di ribaltare, ha bisogno di un aiutino, se no in quella partita non avrebbe vinto, capite? E questo purtroppo nel calcio è facile rubare sistematicamente, è facile, senza farsene accorgere e portando poi delle statistiche strane che sembrerà di ribaltare la realtà, di farti vedere: guarda, c'ha ragione. Invece no, perché dobbiamo vedere la qualità degli errori, il momento. Quindi anche caro
Donato Inglese che mi hai portato questa statistica che non sta a dire nulla. Tu mi devi vedere, non è che io ho avuto 7 a favore, 4 a sfavore, allora ho rubato 3 punti. In quale momento? In quale momento? E poi te l'ho detto, purtroppo può capitare anche in buona fede ciò. È vero che tutto ciò può capitare in buona fede. Per questo noi non saremo mai capaci di dimostrare, finché non ci saranno delle prove dove veramente si sgamerà questo Calciopoli bis, perché per me di Calciopoli bis si tratta, io ve l'ho detto, questi 7 scudetti di fila, lì in mezzo qualche scudettino la Juve lo doveva perdere. È stata sì complessivamente la migliore squadra, però come vi ho già detto, la migliore squadra, questo anzi non ve l'ho detto, nel calcio non è che per forza se tu sei la migliore la devi vincere. Intanto le partite si devono giocare. Tu parti evidentemente con più probabilità di poter vincere perché sei la più forte, ma intanto devi giocarla. Io sfido chiunque quest'anno a dirmi che il Napoli non si sia meritato lo scudetto. Secondo me, se tutto sarebbe stato, sarebbe andato con le cose giuste, il Napoli sarebbe primo, ragazzi. Questo a me non me lo toglie nessuno. Per me il campione d'Italia, come gioco, è stato il Napoli. Lo ha dimostrato a Torino, anche a Napoli, come ho detto, la partita gli è andata bene, la Juve, di andare subito in vantaggio. Non sto dicendo che è stata fortunata, gli è andata bene subito andare in vantaggio e poi ha distrutto il gioco del Napoli. Non è che io vedo Juve-Napoli e vedo una Juve massacrare il Napoli, assolutamente no. Poi tu, già essendo una squadra forte e ritrovandoti questi favori arbitrali che tu sai che li avrai a favore, è normale che psicologicamente tu sarai sempre più forte. Capito perché anche la Juve è più forte psicologicamente del Napoli, e il Napoli poi cede. Quindi ragazzi, cari amici del calcio, quando portate queste statistiche non dimostrano nulla. Come ho già detto, io posso avere 3 sviste contro e una a favore e nonostante ciò io sia stato derubato. E nonostante ciò io posso aver rubato, perché quella svista mi ha portato magari 2 punti e le altre 3, tanto io stavo già vincendo, cazzo me ne frega. Quindi, perché il caro Leo vi dice sempre discernimento, bisogna discernere delle cose. E voi cari juventini, la media, cioè la gran massa dei juventini, non dico tutti, venite poi, perché c'ho amici pure, mi portano delle statistiche, guarda, ma come mai io sono 7ª nella classifica dei rigori a favore e magari tu hai creato pure meno, E creando meno occasioni è normale che tu avrai meno rigori a favore.